E siamo adesso allo sport con la pallavolo maschile, grande soddisfazione per la Geosat Geovertical. Lagonegro, che ha battuto il Taviano nei playout, ha conservato così la Serie A2, un successo netto arrivato al termine di una stagione assai complicata. Antonio Coronato ha raccolto le voci dei protagonisti, sentiamole nel servizio. È proprio il caso di dire meglio tardi che mai. Lagonegro si è svegliata nel momento topico della stagione ed è riuscita a conquistare la salvezza. Sì, meglio tardi che mai. Purtroppo avevamo programmato una stagione completamente diversa, gli obiettivi erano quelli di stare nei quartieri alti, poi tra tanti problemi che sono successi quest'anno, tra gli infortuni e tante altre cause, siamo ritrovati a fare un campionato completamente diverso. L'epilogo è stato quello giusto, quello che meritava tutto l'ambiente, la società, il presidente, lo staff, i ragazzi, meritavano questa salvezza e credo che sia arrivata anche nel modo migliore e più esaltante possibile. Abbiamo vinto 3 partite su 3. C'è stato un momento nel corso della stagione, in pratica alla fine della pool C, della pool salvezza, in cui forse alla salvezza non credevate più neanche voi. Poi che cosa è cambiato? Sono emerse tutte le qualità mancate nel corso della stagione. Penso che la cosa più bella di questa squadra sia proprio quella che è caduta tante tante volte, ha avuto tanti tanti momenti difficili, però poi alla fine, il martedì quando tornavamo in palestra dopo le sconfitte lavoravamo meglio di prima e quando abbiamo avuto il numero per farlo negli ultimi 2 mesi abbiamo lavorato veramente molto bene, quindi noi eravamo straconvinti di poterci salvare. I playout avete messo in mostra in pratica tutto quello che è mancato nel corso della stagione regolare, grinta, attenzione e concentrazione nei momenti determinanti. Avete vinto 3 partite, tutte e 3 al tie-break, grazie soprattutto alla forza dei giovani. Sì, non dimentichiamo che i punti forti della squadra ad un certo punto sono mancati per vari motivi. Siamo stati bravi a restare sempre concentrati, soprattutto nelle ultime 3 partite, dove siamo stati bravi anche noi giovani a raggiungere questo obiettivo. Sono stati bravi, ci siamo guardati negli occhi e da lì è ripartita la rinascita di Lagonegro e con grande orgoglio e soddisfazione abbiamo raggiunto questa meritata salvezza.